Allora, dicevo che tanto storicamente quanto teoricamente il rapporto tra marxismo e femminismo si definisce a partire dell'articolazione del problema dell'emancipazione del rapporto di sfruttamento di classe al problema dell'emancipazione dei rapporti di dominazione di genere. Abbiamo visto brevemente prima come questa cosa si è declinata storicamente, pur per sommi capi, ma insomma abbiamo visto che in ambito socialista sostanzialmente la questione femminista o femminile, come viene declinata, viene riassorbita all'interno della questione di classe, cioè se la donna si emancipa in qualche modo quando diventa lavoratrice salariata e quindi la emancipazione del lavoratore salariato e anche emancipazione della donna, e abbiamo visto come nel bolscevismo questo elemento viene anche lui integrato, e a questo elemento viene aggiunta la questione della socializzazione del lavoro e di riproduzione sociale. Con diciamo il femminismo di seconda ondata, il Novecento, della seconda metà del Novecento, la questione dei rapporti tra patriarcato e femminismo si complica notevolmente, perché il femminismo di seconda generazione ha fatto un lavoro, diciamo, straordinario di complessificazione delle categorie di genere, di sesso, della categoria stessa di patriarcato. Diciamo che se nella riflessione sull'oppressione di genere del secolo precedente, cosa sia appunto donna, cosa siano le questioni sociali, cosa sia il genere, viene un po' assunto come un dato naturale. Con il femminismo di seconda generazione queste categorie si complicano notevolmente, e si complica quindi anche la riflessione sul rapporto tra capitalismo e marxismo. La discussione sui rapporti tra marxismo e femminismo ha un suo momento fondamentale di rielaborazione tra gli anni 70 e 80 del Novecento, in cui si apre un vero e proprio dibattito politico e teorico su questa questione. Si tratta dunque appunto di un dibattito molto ampio e molto nutrito, di cui cercherò di stilizzare le posizioni principali facendo riferimento sostanzialmente a tre articoli. Le due posizioni che cercherò di approfondire un po' sono quelle della cosiddetta dual system theory, cioè di una teoria secondo la quale il sistema capitalistico e il sistema patriarcale sono due sistemi di dominazione autonomi, con origine e sviluppo autonomi, ma che interagiscono in modo fondamentale nel determinare rapporti sociali all'interno del capitalismo patriarcato, o insomma di questo sistema appunto binario. La seconda invece impostazione a cui farò riferimento è quella di una teoria unitaria del capitalismo patriarcato, ovvero una teoria che cerca di pensare in modo, se vogliamo, più complesso un sistema sociale che integri, in cui capitalismo e patriarcato siano integrati sia in termini, diciamo, generici, genetici, vuol dire, sia in termini appunto rispetto alla loro genesi e al loro sviluppo, che in termini teorici. La prima ipotesi, quella che è appunto così definita della dual system theory, ha trovato una sua diciamo formulazione originaria in un articolo di Heidi Hartmann, che è stata una economista marxista che insegnava all'Università di Chicago, mi pare. Un articolo divenuto poi famoso dal titolo The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism Toward a More Progressive Union. Questo articolo è stato poi dibattuto lungamente, tant'è che esiste un volume piuttosto corposo che
intitolato Woman Revolution, che discute di fatto, che raccoglie i contributi che hanno discusso questo articolo di Hartmann, in cui lei espone appunto questa teoria della doppia dominazione. Il secondo articolo a cui farò riferimento è uno degli articoli appunto che discute l'articolo di Hartmann, in cui viene chiarita in modo abbastanza esemplare una posizione alternativa, quella a cui ho fatto riferimento prima rispetto a una teoria unitaria del capitalismo e del patriarcato, l'articolo di Iris Young, e farò in riferimento, infine, riferimento a un altro articolo più recente che riprende l'idea di una teoria unitaria diciamo che articoli in un'unica teoria la questione del patriarcato e la questione del capitalismo, e che in particolare focalizza l'attenzione sulla questione della riproduzione sociale come nuovo terreno di ragionamento teorico e politico per una teoria unitaria che pensi in modo unitario oppressione di classe e oppressione di genere. Partiamo dunque dalla cosiddetta dual system theory. Allora, l'idea di un matrimonio infelice tra marxismo e femminismo è stata formulata da Hartmann, la quale ritiene che appunto marxismo e femminismo si siano sviluppati, siano intrecciati e relazionati in un rapporto asimmetrico. Entrambi, dice Hartmann, sono considerati fondamentali per l'analisi del capitalismo, ma la questione del patriarcato viene subordinata, sistematicamente subordinata, a quella dei rapporti sociali di produzione. Secondo una formula ironica, appunto, dicevamo prima, questa questione dell'ironia divenuta celebre di Hartmann, e la cito: il matrimonio tra marxismo e femminismo è stato come il matrimonio tra marito e moglie, raffigurato dalla legge inglese. Marxismo e femminismo sono uno e quell'uno è il marxismo. Quindi di fatto, diciamo, una riduzione di tutte le categorie, le problematiche del marxismo all'interno del femminismo. Hartmann riprovera dunque al marxismo di aver derubricato la teoria e la lotta femminista a un obiettivo secondario e derivato rispetto a quello generale della lotta di classe, e di essersi così costituito come una teoria cieca rispetto al sesso, una sex blind theory, dice Hartmann. Solo il femminismo, infatti, secondo Hartmann, ha riconosciuto la specificità e la sistematicità dell'oppressione sociale di genere, aprendo una prospettiva nuova ed estranea di fatto al marxismo. Come afferma Hartmann, infatti, la questione femminile non è mai stata la questione femminista, ovvero la questione sociale della posizione delle donne nel sistema capitalistico non è sufficiente a risolvere la questione femminista. Per citare un'altra femminista, una scrittrice e poetessa americana, Adrienne Reich, dice: non esiste una questione femminile, esistono semmai delle donne che pongono delle questioni. E questo era esattamente, diciamo, esattamente il cambio di paradigma che il femminismo radicale aveva portato, e che a questo punto una riflessione sui rapporti tra femminismo e marxismo fa proprio. L'essere sex blind della teoria marxista, cioè cieca rispetto al sesso, delle categorie marxiane, non riguardava solo l'oggetto della teoria. Il marxismo non veniva, per Hartmann, non coincideva tanto con una teoria che non tematizzava la questione dei rapporti sociali di sesso, anche perché di fatto nel marxismo questo problema veniva affrontato, ma piuttosto era una teoria cieca rispetto al sesso in quanto posizionamento, determinante rispetto a un posizionamento, determinante rispetto a un'esperienza storica della dominazione. Dunque la questione, il marxismo si rivelava essere una teoria cieca rispetto alla questione della sessualità, in quanto non era in grado di cogliere o di fare propria un'esperienza storica, quella della dominazione delle donne,
come punto di partenza da cui analizzare i rapporti sociali. Il marxismo, da questo punto di vista, secondo Hartmann, è la storia o racconta la storia di un unico soggetto, ovvero l'operaio bianco della grande industria. Se questo è sicuramente in parte una, diciamo, un po' una forzatura, è però vero che l'esperienza canonica che ha, sulla quale si costruisce l'armamentario teorico del marxismo è quello dell'operaio, diciamo, nella fabbrica, nella grande fabbrica. Come osserva un'altra teorica, Ambide Mortel, una teorica francese che ha curato recentemente un volume dal titolo Le rapport social du sexe, trattando la questione delle donne come questione femminile, di fatto il marxismo trattava il problema della dominazione di genere come la tradizione borghese aveva trattato la questione sociale, cioè di fatto senza fare proprio un'esperienza storica di dominazione. Secondo Hartmann, nella, appunto questa, il marxismo ha trattato la questione femminile in modi diversi, a partire da problemi diversi. A partire da un'analisi della sfera della produzione, questo è il caso, diciamo, dei classici del marxismo secondo Hartmann, quindi Marx, Engels e Lenin che in qualche modo riassorbono la questione femminile all'interno della questione proletaria. Un secondo modo di trattare la questione femminile all'interno della tradizione marxista è quello di trattarla a partire dalla sfera della riproduzione, ma intesa qui come una sfera di consumo sociale, quindi a partire dalla sfera della vita quotidiana, dalla sfera della domesticità, se così si può dire. E una terza prospettiva, che è sempre stata elaborata all'interno del marxismo, che tratta la questione femminile a partire sempre dalla sfera della riproduzione, ma intendendola qui come lavoro, e questo è il caso, secondo Hartmann, di alcune femministe degli anni 70, riconducibili al gruppo di salario al lavoro domestico, su cui torneremo. Allora, la prima prospettiva, quella che tratta la questione femminile a partire dalla sfera della riproduzione, è, secondo Hartmann, esplicitata dal testo di Engels, Le origini della famiglia, nel quale si ritiene che la donna occupi una posizione inferiore all'uomo all'interno a causa proprio della trasformazione della famiglia in una entità non produttiva, quindi il fatto che la famiglia con l'inizio del capitalismo cessi di essere un luogo di produzione ha fatto sì, secondo Engels, che le donne occupino una posizione secondaria all'interno del sistema sociale capitalistico e che la proletarizzazione della donna, quindi l'ingresso, la trasformazione della donna in un soggetto salariato, costituisca la strada per l'emancipazione, quindi in qualche modo che le donne, abbiamo già visto, debbano unirsi al proletariato nella lotta di liberazione. La seconda impostazione che Hartmann discute è quella secondo la quale la dominazione o il ruolo subalterno delle donne all'interno del capitalismo venga a definirsi nella sfera della riproduzione. Qui Hartmann discute un testo importante della metà degli anni 70, intitolato Capitalism, the Family and Personal Life, in cui, diciamo, a un secolo di distanza più o meno dal testo di Engels e con l'affermarsi di una specifica forma, diciamo, di produzione capitalistica, cioè sostanzialmente quella fordista, cambiavano un po' anche i termini del discorso. In questo paradigma, sostanzialmente, Hartmann diceva che la creazione, sostiene che la creazione di una specifica
sfera domestica funzionale alla riproduzione del capitalismo, appunto, è la causa del ruolo subalterno che la donna svolge nella società. Anche in questo caso, la causa dei rapporti di dominazione sono in ultima istanza determinati, è in ultima istanza determinata dal capitalismo, che sussume al suo interno, appunto, il sistema patriarcale, i rapporti patriarcali. Sostanzialmente la donna all'interno della sfera domestica non lavora, non si trova, diciamo, in posizione subalterna, tanto per il rapporto che ha con il proprio marito, le proprie relazioni, ma per il ruolo che anche qui una determinata organizzazione capitalistica della società le ha assegnato, ovvero in quanto si trova in posizione relegata in qualche modo nella sfera domestica a gestire, a amministrare il consumo domestico della famiglia e non direttamente impegnata nel lavoro produttivo. Questa diciamo, analisi che vede, diciamo, che prende di mira soprattutto la costruzione di una sfera domestica come sfera sociale separata, come la causa dell'alienazione e dell'oppressione femminile, è chiaramente fortemente legata al contesto storico di elaborazione, e in particolare è estremamente legata al tipo di società fluidista che si sviluppò negli Stati Uniti, ovvero l'immagine che Hartmann ha qui in mente è quella un po' della casalinga del suburbio americano, che non a caso sarà anche l'immagine presa di mira dal femminismo radicale come emblema di alienazione, quindi una descrizione molto legata a uno specifico contesto storico. La terza posizione che viene discussa in questo articolo che stiamo esaminando è appunto quella delle femministe radicali del gruppo Salario al Lavoro Domestico, che fu una rete, diciamo, questo gruppo nacque da un'assemblea padovana nel 1972, si costituì come una rete internazionale di teoriche e attiviste, il cui obiettivo era quello di rompere, diciamo, di far saltare la classica distinzione marxiana tra lavoro produttivo e lavoro riproduttivo e mostrare come il lavoro domestico, appunto il lavoro di riproduzione, fosse in realtà un lavoro produttivo a tutti gli effetti. Torneremo più avanti sulle posizioni specifiche di questo, sulla specificità di questa posizione. Per ora vorrei limitarmi un attimo a seguire le argomentazioni di Hartmann. Secondo quest'ultima, le analisi appunto delle femministe di salario al lavoro domestico sono ottime analisi che hanno il merito, diciamo, di veicolare un riconoscimento sociale dell'importanza del lavoro domestico, ma che in qualche modo non escono da questo schema un po' predefinito dal marxismo, secondo la quale appunto lo spazio di nuovo delle donne è quello della domesticità e del lavoro domestico. In qualche modo, secondo Hartmann, questo tipo di impostazione tende a veicolare delle politiche per il riconoscimento, dunque una battaglia, semmai, che ha come obiettivo il riconoscimento sociale, il rafforzamento della coscienza femminista, ma non rivendicazioni dirette. Se queste sono le tre vie percorse dalla teoria marxista per venire a patti con la questione femminile, secondo Hartmann, tutt'altra impostazione si trova nel femminismo radicale americano, che elabora una diagnosi diametralmente opposta a quella marxista, secondo la quale i rapporti sociali di sesso dipendono dalla struttura patriarcale della società,
ovvero dal fatto che, come afferma Kate Miller, una delle figure chiave del femminismo radicale americano degli anni 70, ogni forma di potere è nelle mani degli uomini, in quanto uomini. Il patriarcato in questa versione è una struttura, sarebbe una struttura sociale transstorica fondata sul dominio maschile sulle donne. Per quanto esistano diverse analisi antropologiche sull'origine e le varianze del patriarcato, la sua definizione rimane complessa. Qui ci interessa sottolineare che all'interno del femminismo radicale gli viene attribuito un carattere sostanzialmente stabile e astorico. Secondo Hartmann, invece, che assume chiaramente una posizione molto critica rispetto a questa del femminismo radicale, per quanto le gerarchie tra uomini e donne, le gerarchie di genere, per essere un po' meno binari, sia risulti integrale al funzionamento della società e costituisca un carattere sistemico delle relazioni sociali, non esiste però una forma pura di patriarcato, esattamente come non esiste una forma pura di capitalismo. Afferma Hartmann, non esiste qualcosa come un puro capitalismo o qualcosa come un puro patriarcato, poiché essi devono necessariamente coesistere. Ciò non significa che tra i due termini esista un rapporto di causalità. Hartmann è consapevole infatti che le forme patriarcali preesistono il capitalismo. E peraltro Hartmann non è neanche contrario all'idea che in linea di principio potrebbe esistere un capitalismo non patriarcale. In cosa consiste allora, in cosa consisterebbe questa coesistenza che non è un rapporto di appunto di causalità, ma un rapporto di interazione, intersezione? Hartmann elabora appunto la teoria, la cosiddetta, un paradigma cosiddetto del doppio sistema, secondo la quale i due sistemi, pur restando tra loro irriducibili, quindi sostanzialmente autonomi e indipendenti, si relazionano reciprocamente. Mentre a partire da pure leggi di accumulazione, secondo Hartmann, non è possibile descrivere la gerarchizzazione della classe operaia, ovvero senza introdurre altri effetti di dominazione che secondo Hartmann sono di genere, ma potremmo a questo punto moltiplicare gli effetti di dominazione come viene fatto ad esempio nelle teorie intersezionali, quindi aggiungere la razza, la religione, l'orientamento sessuale, eccetera. Quindi senza queste categorie, dice Hartmann, non possiamo capire la gerarchizzazione interna della classe operaia, che è funzionale effettivamente al sistema di accumulazione capitalistico. Allo stesso modo, dice Hartmann, senza un'analisi del patriarcato, mediante un'analisi del patriarcato, è possibile comprendere la sistematicità di diversi posizionamenti sociali. Cioè, dice Hartmann, sono sempre le donne a occupare una determinata posizione nella divisione sessuale del lavoro all'interno del capitalismo. Senza una teoria del patriarcato non riusciremo a capire perché. Dimmi, Ila. Se posso. Hartmann nomina la possibilità di un capitalismo senza patriarcato, giusto? Lo dà per possibile. Sì. Quindi se allarghiamo l'analisi ad altre forme di oppressione, Hartmann ipotizza la possibilità di un capitalismo fuori dalle gerarchie, di cui prima, anche dalle altre gerarchie. Nel senso che mi viene difficile immaginare un capitalismo che esca da dinamiche di gerarchizzazione che ne sono funzionali, lo dice anche Hartmann. Allora, diciamo che lei... Hartmann tiene presenti solo le categorie di classe e di genere. Diciamo, il modello questo modello della dual system poi ha permeato di sé il cosiddetto modello intersezionalista, o anche definito non tanto come una teoria ma come un modello euristico, in cui gli assi della dominazione si moltiplicano e vengono pensati contemporaneamente. Diciamo che
Sostanzialmente per Hartmann il rapporto di coesistenza, tra l'interazione tra capitalismo e patriarcato è un dato storico, mm-hmm. più che un dato logico. In questo senso lei non esclude, probabilmente non esclude il fatto che possa esistere un capitalismo senza patriarcato, semplicemente perché si immagina, credo, che si possano inventare altre forme di gerarchizzazione, non per forza definite sull'asse della sessualità, ma ad esempio definite sull'asse della religione, piuttosto che... Quindi diciamo l'idea è quella di un rapporto che si definisce storicamente, logicamente, e lei dice che è un rapporto che si definisce storicamente. Quindi dicevamo, secondo Hartmann abbiamo due sistemi tra loro irriducibili, con genesi storiche anche diverse, con ontologie diverse, per usare un'espressione che non è di Hartmann ma di un'altra teorica che adotta lo stesso modello, ma con effetti di dominazione sociale assolutamente integrati e relazionati. Il rapporto tra patriarcato e capitalismo, secondo Hartmann, si innesta appunto storicamente sulla questione della forza lavoro delle donne. Questo rapporto infatti si è determinato per ragioni specifiche in cui la sessualizzazione o la sessuazione del rapporto conflittuale tra capitale e lavoro gioca un ruolo decisivo. Da questo punto di vista le prime grandi forme di organizzazione anche della forza lavoro contro il capitale, Hartmann fa riferimento alle organizzazioni dei sindacati inglesi e americani, possono anche essere lette come un momento di organizzazione patriarcale della forza lavoro per la fusione del salario maschile con il salario familiare, ovvero un'estromissione della forza lavoro femminile dalla fabbrica per indirizzarla verso il lavoro domestico. Si assiste dunque, diciamo, nella storia dei compromessi, dei rapporti di compromessi tra salario e lavoro, allo scontro di un'esigenza, di un'istanza riproduttiva in senso lato, la riproduzione della famiglia operaia, che si scontra con un'istanza di valorizzazione. Dice Hartmann, questo tipo di scontro non sarebbe comprensibile, non sarebbe risolvibile se non teniamo presente appunto l'interazione tra patriarcato e capitalismo. In termini di interazione tra patriarcato e capitalismo, dunque Hartmann legge l'istituzione del salario familiare, del family wage system, caratteristico del fordismo, cioè l'idea di fatto che in una famiglia ci sia un salario che proviene dal lavoro produttivo, un salario maschile, che ci sia una figura non salariata che svolge il lavoro riproduttivo, diciamo la struttura chiave della famiglia fordista in tutta l'area nord-atlantica. Questo compromesso tra produzione e riproduzione, osserva Hartmann, non rispecchia una stretta necessità economica, ma si presenta piuttosto come una mediazione tra istanze sociali, che derivano dal sistema patriarcale, e istanze economiche. Come scrive Hartmann, piuttosto che combattere per lo stesso salario per gli uomini e le donne, i lavoratori maschili hanno preferito parteggiare per un salario domestico, per un salario familiare, cercando quindi di, di appropriarsi del lavoro domestico e riproduttivo delle loro donne. L'istituzione del salario familiare può essere compresa, dice Hartmann, come una risoluzione del conflitto tra il lavoro, il potere della forza lavoro delle donne e gli interessi e l'interazione tra interessi patriarcali e capitalistici. La genealogia dunque di questa forma sociale, di questo equilibrio sociale, mostra l'intricato rapporto tra patriarcato e capitalismo nello stabilizzarsi del capitalismo industriale. Se da parte maschile gli effetti dell'esclusione della donna dal rapporto di lavoro salariato implica un consolidamento dei rapporti di dominazione sociale, che si fondano a questo punto sulla dipendenza economica della donna dall'uomo,
Da parte capitalistica fu presto evidente che il lavoro svolto dalle donne in casa rendeva possibile una riproduzione a basso costo della riproduzione della forza lavoro. Fu dunque subito evidente che la famiglia poteva funzionare come uno strumento appunto di riproduzione della forza lavoro e come un dispositivo di disciplinamento al lavoro che contribuiva a quel difficile processo di produzione del soggetto lavoratore. Non è un caso, secondo Hartmann, che l'organizzazione sociale del salario familiare trasformerà anche radicalmente i ruoli generazionali, i ruoli genitoriali, segnando una transizione storica dal primato educativo del padre al primato educativo della madre. In qualche modo quello che ci dice Hartmann in questo compromesso storico tra leggi del patriarcato e leggi di accumulazione, si assiste a una trasformazione dei rapporti sociali nel loro insieme che si fondano sull'interazione tra strutture patriarcali e strutture capitalistiche, che sarebbe difficilmente comprensibile se non si tengono insieme i due aspetti. Dunque questo modello della dual system theory possiede sicuramente diversi punti di forza e mostra uno sforzo per uscire, diciamo, dalla coazione a dover definire il rapporto tra capitalismo e patriarcato in termini di priorità, ma piuttosto uno sforzo di pensarle appunto insieme. Secondo Hartmann, in effetti, una proposta politica rivoluzionaria, socialista e comunista all'interno del presente va pensata come una politica di alleanza o di trasversalità delle istanze. Un'impostazione di questo tipo che è stata sostanzialmente ripresa o che viene ripresa da quasi tutte le pensatrici diciamo socialiste, che costituisce oggi un paradigma abbastanza, diciamo, a cui si fa riferimento, a cui fanno riferimento teoriche estremamente importanti, come ad esempio Nancy Fraser. Un'impostazione simile a quella di Hartmann, infatti, è ripresa da Fraser, che è una delle voci più autorevoli della sinistra globale, se mi passate l'espressione, che nel suo libro Giustizia interrotta, non so se tradotto in italiano, sì. Comunque, okay, articola una prospettiva politica a partire dall'articolazione di istanze redistributive, quindi a partire da una problematica di ricchezza sociale e di matrice socialista, con istanze di riconoscimento di matrice femminista. Fraser appunto pensa a questi due tipi di istanze, quindi politiche redistributive e politiche di riconoscimento, come due problematiche provenienti da, o comunque da ricondurre a sistemi, a regole sociali differenti, o che fanno riferimento a ontologie diverse, ma che vanno assolutamente pensate in modo connesso. Fraser parte da una considerazione, diciamo così, congiunturale, cioè sostanzialmente dal passaggio, secondo lei, questa è la sua analisi, del femminismo da questione di tipo redistributivo a un femminismo inteso come politica identitaria che porta avanti battaglie sul riconoscimento a partire da una svolta, secondo lei, culturalista all'interno della stessa cultura femminista. Per uscire da quella che secondo Fraser è un po' un impasse del pensiero femminista contemporaneo, diciamo Fraser è una delle critiche più severe nei confronti dell'abbandono da parte della teoria femminista di istanze, diciamo, di dirette rivendicazioni economiche di classe, una accusa che lei muove anche spesso banalizzando però le posizioni del femminismo radicale e poi del femminismo queer. È abbastanza noto uno scambio, diciamo, critico tra Fraser e Butler
in cui appunto, mentre Fraser sostiene che sostanzialmente la teoria femminista e la teoria queer sia una teoria fondamentalmente fondata su istanze di riconoscimento culturale o di riconoscimento identitario, Butler le risponde in un articolo famoso che si intitola, intitolato appunto Soltanto culturale col punto di domanda, in cui cerca di mostrare come appunto la costruzione delle identità sessuali e dei ruoli di genere è in realtà estremamente radicato nella materialità dei rapporti sociali. Risposta a cui Fraser risponderà a sua volta tracciando una differenza però tra sfera economica e sfera materiale della materialità. Insomma, Fraser dice non c'è alcun dubbio che la produzione delle soggettività di genere, dei diversi orientamenti sessuali abbia un radicamento nella materialità della, diciamo, della vita sociale, ma questo non significa per forza che questi orientamenti o queste identità sessuali abbiano una loro valenza direttamente economica. Questo è un dibattito assolutamente aperto, anzi è probabilmente una delle questioni che animano di fatto la discussione femminista e queer in questo momento, e che anima anche la possibilità di definire strategie o posizionamenti politici che siano femministi, transfemministi, anticapitalisti. Quindi magari questo nodo lo lasciamo lì anche un po' per approfondire domani e eventualmente da discutere. Volevo però andare avanti a presentare, diciamo, due sviluppi attuali della teoria, questo dual system theory, perché mi sembra appunto importante. Stavo parlando della, appunto, di Fraser, del suo Giustizia interrotta, in cui sostanzialmente Fraser propone, diciamo, per ricucire questa rottura che secondo lei si è data all'interno del femminismo tra istanze di redistributive e istanze di riconoscimento, propone sostanzialmente tre cose: una concezione bidimensionale del genere, una concezione bidimensionale della giustizia e l'elaborazione di una politica femminista non identitaria. Concezione bidimensionale del genere, che significa cercare di pensare insieme la dimensione sessuale dell'economia politica, cioè la divisione sessuale del lavoro sostanzialmente, e quello che Fraser chiama l'androcentrismo dell'ordine culturale. Una concezione bidimensionale del genere dunque che cerca di tenere insieme gli aspetti, se vogliamo, materiali della costruzione del genere e gli aspetti culturali della costruzione del genere, pensandoli sempre come separati. Alla luce di un'analisi così strutturata, secondo Fraser, il genere rivela importanti analogie con il concetto di classe e con il concetto di status. Accanto a una concezione bidimensionale del genere, Fraser elabora una concezione bidimensionale della giustizia, per cui a partire dalla dimensione sessuale, dalla divisione sessuale del lavoro, articoli appunto una politica redistributiva, mentre a partire da una critica dell'ordine simbolico androcentrico elabori una politica del riconoscimento fondata, non fondata sull'identità ma sullo status, quindi come riconoscimento di status diversi. Una politica dunque questa della giustizia che, diciamo, una politica di contrasto a tutte le forme di istituzionalizzazione culturale che rendono subalterna le donne come gruppo sociale, e quindi una critica dei processi di formazione economica dei gruppi sociali. Per finire, Fraser, o in conseguenza, diciamo, di questa articolazione, di questa concezione bidimensionale del genere e bidimensionale della giustizia, che si fonda sostanzialmente, come abbiamo visto, sul riconoscimento delle valenze materiali
del genere e delle valenze culturali del genere pensate simultaneamente ma come questioni separate, in risposta, diciamo, a questo livello di analisi, Fraser propone l'elaborazione o auspica l'elaborazione di una politica femminista non identitaria del riconoscimento e della ripartizione della ricchezza che miri a raggiungere una forma di parità partecipativa, come la chiama Fraser. Secondo il suo punto di vista, infatti, l'integrazione di politiche redistributive, di politiche di riconoscimento dovrebbe dare luogo a un concetto attivo di parità. Un concetto quindi qualitativo e non numerico di parità, spendibile in diversi contesti sociali, come una capacità di partecipazione e determinazione dei processi sociali. Una prospettiva simile si trova in un articolo di Chantal Mouffe, anche una esponente importante, diciamo, della sinistra globale, l'abbiamo chiamata così, o comunque del socialismo contemporaneo, che si colloca sulla stessa linea di Fraser in contrasto a una politica femminista considerata come identitaria e più in generale ad ogni approccio identitario della politica. Chantal Mouffe, diciamo, parte da una definizione dei soggetti politici a partire dall'idea di posizione di soggetto, quindi a partire dall'idea che ogni soggetto sia definito da una serie di posizionamenti che non può mai essere chiuso e fissato in un sistema statico di differenza, ma che si costituisce attraverso una molteplicità di discorsi, di pratiche culturali, di effetti culturali, eccetera, eccetera. Secondo lei, ridefinire la politica femminista all'interno di un programma più ampio di democrazia radicale e plurale deve partire dal concetto di articolazione, deve partire dall'articolazione di diverse posizioni di soggetto, quindi anche secondo Chantal Mouffe c'è la necessità di articolare diverse sistemi, diversi assi di dominazione, a partire da quella che lei definisce una equivalenza, quella che definisce come equivalenza democratica. La cito, è necessario affermare un principio di articolazione che il principio di articolazione che affetta diverse posizioni di soggetto dell'agente sociale, permettendo una pluralità di appartenenze specifiche e rispetto della libertà individuale. L'aspetto interessante di questa posizione è che considera, diciamo, che declina, che produce un concetto antiessenzialistico di differenza e che pensa alle differenze come un prodotto dell'azione politica in qualche modo, non come un qualcosa di dato, il suo punto debole è proprio quello dell'equivalenza democratica, cioè di una soluzione nominale di fatto del problema del conflitto tra le differenze che spesso si dà anche nel definire posizione di soggetto. Cioè, questa è una critica, diciamo, che generalmente viene fatta a tutte le impostazioni, o cosiddetto al pensiero intersezionalista, anche in versioni più radicali di quella che ho appena esposto, in quanto c'è una tendenza a pensare questi assi della dominazione come diciamo, attraverso un modello semplicemente sommatorio, come se, diciamo, possiamo pensare le posizioni dei soggetti come dominati da rapporti di dominazione di genere, rapporti di sfruttamento di classe, rapporti di dominazione di razza, semplicemente sommando queste forme, diciamo, appunto queste forme di oppressione e dominazione, senza però essere in grado a volte di metterle in tensione, di pensare nel conflitto
e la genesi anche estremamente complessa. Una domanda che mi veniva in mente prima proprio riguardo a questo, mi pare le teorie intersezionaliste nascono in senso negativo, cioè come una lettura del fatto che un soggetto, se una persona, se è al contempo donna e afroamericana, allora rischia di essere discriminata sia come donna che come afroamericana, e poi delle situazioni in cui entrambi gli elementi entrano in gioco e quindi rischia per l'appunto di trovare una situazione di discriminazione ulteriore e ancora più forte, quindi non semplicemente la somma delle due, ma proprio più intensa, diciamo. Da questo punto di vista è appunto in senso negativo, cioè già la decostruzione, usiamo questo termine, di situazioni concrete. Appunto una situazione, come dire, la donna afroamericana non è semplicemente né donna né semplicemente afroamericana, quindi può subire delle situazioni ulteriori di discriminazione. E mi pare che anche quando viene pensato più in termini generali, secondo quello che stai dicendo, sconti questa prospettiva di base, cioè appunto tentare di smontare una situazione di fatto. Quello che mi chiedevo era se ci sono invece delle teorie che prendono le riflessioni intorno alla razza, intorno alla questione razziale, nelle forme anche più radicali, quelle sul femminismo, e cercano di farle dialogare tra di loro in relazione alla questione anche, diciamo, di classe, quindi alla questione marxista. Perché non lo so, la cosa già mi veniva in mente rispetto, è venuto Mellino e ci parlava delle questioni razziali, e in qualche modo la sua posizione è quella di una radicalizzazione della prospettiva razziale. Cioè, non è che bisogna solo fare i conti con una prospettiva razziale, ma il tema della questione della razzializzazione è fondamentale per pensare la dimensione sociale. Poi ci troviamo delle prospettive femministe che in qualche modo dicono la stessa cosa, ma in relazione alla questione di genere. Esistono delle, diciamo, come dire, delle teorie che in qualche modo provano a far dialogare questi diversi gradi in maniera positiva, ecco. E non solo a partire appunto da quella che mi sembra sia l'origine delle teorie intersezionaliste, adesso non ricordo il nome, di una giurista afroamericana. Sì, si chiama Kimberley. Esatto. No, non so pronunciarlo bene, però sì, era una giurista, una categoria di origine giuridica. Beh sì, direi che, diciamo, ormai qui stiamo diciamo limitando la questione al rapporto tra classe e genere, però direi che, perché nei rapporti tra femminismo e marxismo sto cercando di restituire anche la genesi, l'evolversi di un dibattito, direi che oggi nessuno più si fermerebbe a queste due semplici categorie, cioè in tutte le impostazioni, sia queste impostazioni, appunto la dual system theory ormai è 3-4, cioè sistema triplo, quadruplo, quintuplo, nel senso che tutte queste teorie si aprono all'articolazione con altri assi della dominazione, in particolare quello della razza, ma non soltanto, anche quello dell'etnia, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale. C'è l'idea di fatto che esista una epistemologia complessa della dominazione, come la chiama Elsa Durlin, appunto una femminista, in cui tutti questi aspetti vanno tenuti insieme. Il problema è come si tengono insieme, sia teoricamente, cioè, che politicamente. Teoricamente, come sto cercando di illustrarlo, mi pare ci sono due opzioni principali, in realtà ve n'è anche una terza che non ho, approfondito, ma diciamo queste tre opzioni sono, dire, allora, tutti questi assi della dominazione, genere, razza, classe,
stanno insieme, o li dobbiamo tenere insieme studiando le loro articolazioni storiche concrete. Quindi non ci sono relazioni di principio tra queste categorie, ma ci sono declinazioni storiche diverse e ogni contesto storico merita la sua propria analisi critica. L'importante è avere presente che quando facciamo appunto una ricerca, un'analisi di un testo e quant'altro, dobbiamo avere presente questa pluralità di... Sarebbe il dual system, diciamo questo. Sì, o anche le categorie intersezionali, di fatto. Estendendo. Dove il punto è, queste categorie, questi sistemi di dominazione sono tra loro autonomi, nel senso che hanno origini storiche diverse. Il patriarcato nasce prima del capitalismo, il razzismo ha una storia diversa dalla storia capitalistica, ma poi si intrecciano. Quindi ognuno di questi sistemi, di queste forme di dominazione, ha una sua storia e ha una sua struttura, ha una sua, come dicevo prima, come dice Anne Bidet, una sua ontologia indipendente, ma stanno tra loro in relazione, cioè si sono all'interno del capitalismo, si sono tra loro articolate in modi diversi, anche a partire da aree geografiche diverse, perché anche lì i modi in cui queste forme della dominazione si combinano sono molteplici, non sono identiche. E se non vogliamo fare, diciamo, degli errori grossolani, è necessario tenerli presenti. E questi sono appunto. C'è poi un modello che è quello che non ho approfondito, che semplicemente dice il capitalismo è indifferente a queste forme di dominazione, cioè sono delle contingenze che il capitalismo si trova, adopera, sfrutta, ma di fatto è un sistema di un'organizzazione sociale con regole proprie, indipendente dalle altre forme di dominazione. Poi c'è un terzo approccio, che è quello che vedremo adesso, che è quello delle teorie unitarie, sostanzialmente, in cui dice che non ha nessun senso moltiplicare quest'idea degli assi della dominazione, che poi appunto non si capisce bene come dovrebbero stare insieme e che soprattutto tendono a tracciare degli scenari rigidi in cui non c'è evoluzione, perché appunto la donna nera lesbica nel momento in cui diventa un'attivista politica non necessariamente più quella figura che subisce quelle forme di dominazione, ma agirà la sua posizione in modi diversi. Quindi non ha senso usare questo schema rigido della intersezione tra assi di dominazione, ma diciamo, è necessario pensare all'interno di un sistema unico, all'interno del capitalismo, tutto l'avvicendarsi, diciamo, di diversi posizionamenti soggettivi, anche i conflitti che esistono tra diverse posizioni di soggetto, riprendo qui questo termine che abbiamo appena utilizzato, anche su un piano orizzontale. Cioè non tutti i conflitti sociali si danno sempre solo su dei piani verticali, ma spesso si danno su piani orizzontali. Il femminismo è un caso straordinariamente ricco da questo punto di vista, perché è un terreno all'interno del quale si agiscono, si definiscono rapporti di dominazione estremamente importanti tra donne su altri assi della dominazione. La grande, diciamo, o la critica principale che fu fatta al femminismo radicale degli anni 70 fu quella delle femministe nere, che sostanzialmente dissero la immagine, diciamo, che voi femministe descrivete, appunto si rifacevano questa immagine della cosiddetta mistica della femminilità, cioè di una donna chiusa in casa con quel ruolo domestico passivo eccetera, è l'esperienza delle donne bianche nel suburbio americano, ma non è l'esperienza delle donne africano-americane, che al contrario nel terreno domestico fanno una lotta politica antirazziale quotidiana, che fanno con i loro figli, educandoli a difendersi dalle politiche razziste, eccetera, eccetera. Quindi sono diciamo, il tentativo di pensare insieme tutti questi aspetti è
chiaramente una grande apertura, una grande complessificazione per una teoria sociale e critica, ma è forse qualcosa rispetto al quale non è più possibile sottrarsi effettivamente. Non so se ti ho risposto. Qualcun altro ha qualche domanda, qualche aggiunta, qualche osservazione, dubbio? Ok, veniamo allora al secondo appunto modello, questo della teoria unitaria, e lo faremo prendendo in esame un articolo di Iris Marion Jung, non so io con le pronunce, scusate, che è una docente di teoria, è stata docente di teoria politica all'Università di Chicago e un attivista femminista, marxista americana. L'ipotesi centrale del ragionamento di Jung è che la maggior parte del femminismo socialista faccia proprio un approccio duale, abbiamo visto appunto ad esempio il caso di Fraser, e che si accontenti in qualche modo di assegnare alle femministe, e la cito, il ruolo di segretarie terrorizzate che devono svolgere anche il lavoro domestico. Rimprovera in questo modo una sorta di timidezza alla teoria femminista a pensarsi come una teoria politica a tutti gli effetti e non sempre per forza come l'attributo di una teoria politica più generale, e sostiene appunto, a differenza di queste posizioni della dual system theory, la necessità di sviluppare una teoria singola in grado di comprendere il patriarcato capitalista come un sistema sociale, quindi non patriarcato e capitalismo, ma proprio patriarcato capitalista, come un sistema sociale in cui l'oppressione delle donne funziona da attributo, da nocciolo duro della teoria, da nocciolo sostanzialmente di un del paradigma epistemico e politico che la stessa Jung definisce a questo punto senza imbarazzo come un femminismo marxista o marxismo femminista, in cui i due termini non sono diciamo un sostantivo e un attributo, ma sono due sostantivi. Una teoria unica che non può non avere queste caratteristiche, cioè non può non essere marxista, non può non essere femminista. Le teorie del doppio sistema sono, secondo Jung, di due tipi, una come quella di Hartmann, allora una diciamo che non prende, che neanche la stessa Hartmann aveva preso in considerazione, ovvero quella del femminismo radicale, secondo cui il patriarcato è una sorta di struttura astorica che non si capisce bene come poi dovrebbe interagire con le trasformazioni diciamo, storiche della società, e una invece quella propria di Hartmann, che riconosce la storicità del sistema patriarcale e ne afferma, come abbiamo visto, un'interazione complessa con il sistema capitalistico. Jung riconosce anche alcune varianti, diciamo considera particolarmente interessanti alcune varianti di questa teoria, in cui sostanzialmente la teoria duale, in cui il patriarcato viene concepito come un modo di produzione parallelo al modo di produzione capitalistico, ovvero secondo ad esempio la teoria di Ann Ferguson, il patriarcato reggerebbe la produzione sessuale affettiva, mentre il capitalismo reggerebbe tutta la sfera della produzione in senso, diciamo in senso stretto, della produzione di cose, di oggetti, eccetera. Un tipo di impostazione che però, secondo Jung, tende a assumere a priori, a interiorizzare a priori una distinzione tra ambiti produttivi e riproduttivi, che in realtà andrebbe messa in discussione. Secondo una, per elaborare una teoria unitaria,
Invece, secondo Young, è necessario portare l'analisi dell'oppressione femminile direttamente sul terreno della produzione e approfondire in particolare il concetto di divisione di genere del lavoro. Scrive Young, e la cito: d'accordo con il fatto che la classe sia un concetto cieco dal punto di vista di genere e quindi incapace di comprendere la situazione delle donne, possiamo tuttavia restare dentro la cornice materialista, elevando la categoria di divisione del lavoro in posizione fondamentale, esattamente come in posizione fondamentale sta quella di classe nella teoria marxista. Il vantaggio di questa operazione, quindi di focalizzare l'analisi sul concetto di divisione del lavoro per ripensare al rapporto tra sfera della produzione e della riproduzione, e quindi per articolare una teoria unitaria di femminismo e marxismo, il vantaggio, dicevo, è che l'analisi della divisione del lavoro permette di analizzare l'attività di produzione in modo concreto, registrando le divisioni interne alla classe, la sua eterogeneità e gerarchizzazione, la sua composizione, potremmo anche dire, prendendo a prestito un concetto che viene dalla tradizione penalista. La classe, quindi, come prodotto dell'interazione di diversi, diciamo, dispositivi, da diversi dispositivi di divisione del lavoro, che a questo punto sono sì, appunto, molteplici, come dicevamo prima, possono essere di genere, di razza, di etnia, di religione e così via. La semplificazione del concetto di classe a partire dalla restrizione del concetto di produzione a quello di fabbrica è stata, secondo Young, una tragedia non necessaria della teoria marxista, cioè non era necessario fare un'analisi della struttura della produzione a partire da un concetto omogeneo di classe tarato sull'esperienza storica del proletario bianco, della fabbrica e della grande industria. Era una mossa appunto non necessaria né dal punto di vista teorico né dal punto di vista storico, ed è possibile, siamo ancora in tempo sostanzialmente, dice Young, per rivisitare il paradigma marxiano senza incappare nello stesso errore, e quindi a partire dal concetto di divisione del lavoro e quindi utilizzando un concetto di classe che sia articolato e strutturato al suo interno a partire dall'analisi concreta delle attività del lavoro. Secondo Young, infatti, tutti i rapporti che regolano attività socialmente necessarie sono rapporti di produzione. Si tratta di un assunto sostanzialmente identico a quello operaista, per cui, come scrive Tronti in Operaio Capitale, a un certo livello di sviluppo del capitalismo ogni rapporto sociale è un rapporto capitalistico. Questo è vero anche per Young, e questo fa sì, diciamo, che come rapporti di produzione possano essere pensati diversi rapporti sociali. I rapporti di genere, in questa prospettiva, costituiscono un aspetto strutturante dei rapporti di sfruttamento. Scrive Young, la marginalizzazione delle donne e quindi il loro funzionamento come forza lavoro secondaria è una caratteristica essenziale e fondamentale del capitalismo. Il ricorso a una teoria unitaria consente dunque un posizionamento politico più definito. Young fa alcuni esempi che toccano effettivamente dei problemi attuali e che una teoria, diciamo, duale o tripla, eccetera, cioè del semplice accostamento degli assi della dominazione, rischia di risolvere in modo un po' ambiguo. Un esempio importante, ad esempio, è quello che riguarda l'economia diciamo, globale del lavoro domestico. Se noi prendiamo o cerchiamo di fare un'analisi che tenga semplicemente insieme diversi assi della dominazione, ci troviamo di fronte a delle contraddizioni abbastanza insanabili, per cui ad esempio una donna del nord globale che si riesca a liberare dal proprio lavoro domestico
cioè, assumendo una donna del sud globale per svolgere quella stessa attività domestica, si trova in qualche modo a agire una forma di liberazione sull'asse del genere, ma agire una forma di dominazione sull'asse della classe, no? Cioè queste teorie intersezionali, o duali o triple che vogliamo, si trovano poi in difficoltà a gestire effettivamente le contraddizioni di questo tipo, mentre una teoria unitaria in qualche modo cerca di pensare le forme della dominazione a partire da un'analisi della trasformazione dei processi di produzione e di riproduzione sociale nel loro insieme, e quindi non tanto a definire dei posizionamenti a partire da assi ben definiti, ma piuttosto a ragionare sulle configurazioni concrete che il capitalismo, che si danno all'interno del capitalismo. Questa ipotesi, cioè l'ipotesi unitaria, è quella che diciamo riscontra oggi il maggior favore tra le teoriche femministe e marxiste, perché appunto, come ho detto, appare come un paradigma che permette di gestire gradi maggiori di complessità e anche, come a cui ho diciamo, fatto un riferimento un po' secondario prima parlando di Nancy Fraser, di uscire un po' da una visione troppo schematica dell'interazione tra piano culturale e piano materiale. Una teoria unitaria infatti è anche una teoria all'interno del quale le differenze, in questo caso di genere, vengono lette come prodotti, diciamo come configurazione della soggettività, prodotti all'interno dello stesso processo produttivo in senso lato, quindi come non tanto degli attributi culturali che vengono appiccicati in un secondo momento sui soggetti, ma come parte integrante di un sistema produttivo e quindi che aprono anche verso appunto impostazioni o analisi di tipo femminista queer, ad esempio, perché l'attenzione che il pensiero queer rivolge al marxismo o l'impostazione diciamo sempre più determinante in Butler a rompere appunto il dualismo tra materiale e culturale, proprio nel tentativo di elaborare una teoria unitaria che sia in grado di pensare la produzione della soggettività all'interno del processo di produzione. Dunque, questo approccio unitario è quello che trova oggi la sua, diciamo, forse spazi di approfondimento e di analisi più attuali, più interessanti, e in particolare, e lo fa in particolare a partire dall'approfondimento di una categoria centrale nel pensiero marxiano che abbiamo qua nominato già più volte, che è quello della riproduzione sociale. Diventa centrale in questa teoria femminista marxista ragionare sulla questione, sul terreno della riproduzione sociale. A tal proposito, una studiosa femminista ha parlato della possibilità di una partnership creativa tra marxismo e femminismo, proprio a partire da una ridefinizione del processo di riproduzione sociale. Si tratta di una questione, di una tematica, cioè la tematica della riproduzione sociale, estremamente importante e complessa all'interno della storia del marxismo.
una questione che, diciamo, che costituisce un tema enigmatico all'interno della riflessione marxiana, che è stata definita ad esempio come un nesso mancante nell'architettura della critica dell'economia politica e al contempo come l'orizzonte concettuale di un'unità possibile della critica dell'economia politica. Detto un po' frettolosamente, l'analisi del capitalismo come formazione economico-sociale, secondo la definizione marxiana, appare lacunosa senza una comprensione puntuale della dinamica della sua riproduzione continua. Questo processo di riproduzione continua del capitalismo, come è stato osservato, non può essere compreso se non si tiene presente, diciamo, la sfera della società nella sua interezza, in quanto si articola attraverso scambi materiali e immateriali all'interno di quello che è stato definito come un regno sublunare, non immediatamente riconducibile alla sfera di mercato. A partire dagli anni 70, la categoria, diciamo, tanto in seguito alle trasformazioni produttive, cioè diciamo l'orizzonte della fabbrica fordista non appariva più come l'unica possibilità di produzione della ricchezza, quanto a partire diciamo dal tipo di lotte specifiche degli anni 60 e 70, che erano lotte che non rivendicavano più soltanto salario ma anche servizi, qualità della vita, eccetera, eccetera, si sono moltiplicati gli sforzi di comprensione teorica e politica di questo regno sublunare, cioè cosa fosse appunto questo spazio non ben definito, non tutto riducibile alla sfera del mercato all'interno della quale si produce la riproduzione o si dà la riproduzione dei rapporti sociali di produzione, diventava effettivamente una questione pregnante. Il contributo del femminismo, della teoria femminista o di una specifica teoria femminista a questa discussione è stato determinante sia in termini analitici che programmatici. Parte del femminismo infatti ha condotto un'analisi politica del processo di riproduzione sociale, finalizzandola anzitutto all'attivazione antagonistica delle prestazioni riproduttive e delle relazioni che legano i soggetti coinvolti nella riproduzione sociale. Cioè, se la sfera della riproduzione sociale appariva improvvisamente come una sfera rilevante rispetto all'analisi del capitalismo, appariva come una sfera rilevante anche rispetto alle possibilità di organizzazione politica anticapitalista. Nella sua lunga storia di analisi di questo problema, da partire appunto dal femminismo marxista degli anni 70 fino agli sviluppi più attuali, il femminismo ha declinato la questione della riproduzione sociale in modi diversi, diciamo sostanzialmente in tre, da attribuendo a questo significato, a questo concetto, tre significati principali. La riproduzione sociale è stata intesa infatti come riproduzione biologica delle specie, che implica che è un problema che apre a questioni enormi che riguardano sia le dimensioni materiali che culturali del generare e crescere dei figli o eventualmente del non farlo. Il secondo modo in cui la questione della riproduzione sociale è stato inteso è come riproduzione della forza lavoro, questione che apre un'altra serie di problemi importanti, come ad esempio quello relativo alle istituzioni, in primis la famiglia, in cui si definiscono sia formalmente o in cui si formano sia formalmente che informalmente le capacità della forza lavoro, intese proprio come capacità base, cioè come disposizione al lavoro. Il terzo ambito, in cui il femminismo ha approfondito
la questione della riproduzione sociale riguarda le cosiddette funzioni di cura o il cosiddetto lavoro di cura, che possono essere appunto organizzate in modo privato dentro la famiglia, socializzate o gestite in modo misto, e che apre un'altra serie di questioni molto importanti, in quanto toccano ad esempio tutte le dimensioni politiche legate al welfare, o diciamo all'insieme di prestazioni che una società può dare per riprodurre appunto la società e gli standard anche di riproduzione della società. Ognuno di questi tre problemi, cioè la riproduzione biologica della specie, la riproduzione della forza lavoro, la riproduzione di funzioni di cura, fa riferimento chiaramente a un ordinamento di genere, ovvero si basa su un insieme di relazioni sociali incentrate su una specifica divisione sessuale del lavoro. L'importanza, diciamo, di questo ambito di analisi è divenuta ancora più lampante sostanzialmente a partire dalla crisi economica, in cui diciamo, la ristrutturazione della sfera della riproduzione sociale si è mostrato essere di fatto un terreno assolutamente strategico di ridefinizione complessiva dei rapporti capitalistici all'interno appunto della crisi. Pensiamo al ruolo che la ristrutturazione del welfare ha nel ridefinire tutti i rapporti tra capitale e lavoro a partire all'interno della cosiddetta crisi. Insomma, bastano questo tipo di considerazioni per capire perché questa questione è diventata così importante o considerata così importante all'interno del femminismo marxista. A partire, diciamo, dalla definizione breve che ho dato che ho appena dato, diciamo, di riproduzione sociale, cioè dai diversi livelli che questo concetto tiene insieme all'interno delle concezioni del femminismo, è facile comprendere perché il concetto di riproduzione sociale viene considerato come un concetto in grado di offrire una base per capire come diverse istituzioni, Stato, mercato, famiglia, contesto domestico, eccetera, interagiscono e bilanciano il potere in modo che sia effettuato il lavoro necessario nella produzione quotidiana e generazionale al mantenimento delle persone. All'interno di una società concepita come una totalità articolata, la riproduzione sociale svolge dunque un ruolo determinante su più fronti. Sul fronte della produzione, e l'abbiamo già visto, in quanto è produzione e riproduzione della forza lavoro, intesa come riproduzione di una capacità o attitudine al lavoro. A livello della distribuzione, perché il risparmio sui costi di riproduzione sociale della forza lavoro è aumento, determina aumento di profitto. A livello della circolazione, il consumo di salario legato alla riproduzione è una causa di domanda di consumo. A livello istituzionale, perché l'insicurezza di accesso agli strumenti di riproduzione sociale è uno straordinario dispositivo di comando e disciplinamento. A livello politico, perché il processo di riproduzione sociale implica un conflitto radicale tra il profitto e gli standard di vita che una, diciamo, società si dà, si impone. Dunque, tenendo presente tutti questi livelli di valenza del concetto di riproduzione sociale, è chiaro che una rigidità, diciamo, dualistica che ha connotato la concezione del rapporto tra produzione e riproduzione nel dibattito storico tra marxismo e femminismo perde un po' di consistenza.
una definizione dunque complessa della sfera della riproduzione sociale, che non viene più in questo modo distinta rigidamente dalla sfera della riproduzione, implica l'elaborazione di un sistema, quello che viene definito, che è stato definito da Luxton, come un sistema integrato, un modello espanso di modo di produzione. Quindi un sistema integrato che tiene insieme nella descrizione del funzionamento del capitalismo tutte le funzioni riproduttive insieme alle funzioni produttive. Dunque l'approccio unitario, teorico unitario, argomenta per un sistema singolo, cito sempre Luxton, basato su un concetto espanso di modo di produzione che include la propagazione della specie, particolarmente la produzione e la riproduzione delle persone su una base quotidiana e generazionale. Se vogliamo, si tratta di un'integrazione in chiave biopolitica del rapporto tra marxismo e femminismo, che implica un'interazione più complessa tra sfera della produzione e sfera della riproduzione. Il sistema sociale integrato a cui fa riferimento Luxton implica una divisione sociale del lavoro fondata sul sistema sesso-genere. La sfera della riproduzione in questo schema include diversi tipi di lavoro, tutti finalizzati a svolgere funzioni che storicamente e socialmente sono necessarie al mantenimento della vita e della sua riproduzione generazionale, tutti i lavori di cura in senso lato, per usare una categoria che va di moda, in cui sono incluse attività che non possono essere considerate dal mero punto di vista biologico, ma che vengono definite e ridefinite socialmente. Si tratta dunque di lavori che non hanno soltanto e necessariamente una natura domestica, ma che possono essere riassorbiti diversamente da funzioni e strutture di welfare, come riguarda ad esempio tutta la questione della salute o dell'educazione. Dunque, in un modello unitario, tutta questa sfera di lavoro tradizionalmente concepito come lavoro improduttivo viene pensato come lavoro produttivo, e tutti i rapporti sociali che definiscono la sfera della riproduzione vengono dunque pensati come rapporti in qualche modo di produzione all'interno del quale si danno rapporti di sfruttamento e di oppressione. L'analisi marxista e femminista del terreno, diciamo, di questa fetta dell'economia politica che riguarda la riproduzione sociale, l'interazione tra riproduzione sociale e produzione, si rivolge alla comprensione di aspetti sistemici della riproduzione che definiscono la struttura, le relazioni e le dinamiche che definiscono tutte le attività di cura a cui ho fatto riferimento. Per fare qualche esempio, rientrano sotto queste categorie anche tutte le forme di governance, ad esempio delle migrazioni, le trasformazioni del welfare, le politiche riproduttive e così via.